Per andare in onda, Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili radioascoltatori, buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Ricordo anche l'altro settimanale Pianeta Oggi Report che va in onda in altri orari, ma sul circuito delle radiotelevisioni terrestri, cioè TV digitale terrestre e radio in FM stereo. Dunque, sono le 19:02, dicevo, questa è Pianeta Oggi, eventi nel mondo, in studio Massimo Bonella, collegato via Skype dalla sede della redazione di Pianeta Oggi TV da Venezia. Alla regia abbiamo Ugo Moreno, questa sera vedo che c'è lui di turno che è da Modena. Saluto anche naturalmente Rosario Moreno, l'editore di Radio Saius TV in Treviso, da dove appunto è la sede centrale di Radio Saius televisione e radio online. Dunque, allora io direi di partire solo un attimo. Dunque, abbiamo una notizia che mi è appena arrivata in studio adesso, direi di darla. Si tratta di politica estera, per poi dare subito la parola a un ospite importante. Questa sera abbiamo, potremmo dire, quasi un'esclusiva. Parleremo di quella triste storia delle foibe. Dunque, vi do subito la notizia, poi le altre a fine trasmissione, perché non vorrei tenere in attesa troppo il nostro ospite che poi vi presenterò. Allora, si tratta di Trump, questo personaggio, potremmo dire così, un po' da tenere sotto controllo, a mio avviso, anzi parecchio sotto controllo. Allora, lui dice che non esclude un rinvio del summit con Kim. Kim è assolutamente serio sulla denuclearizzazione, lo pensa il presidente Trump, del leader nordcoreano, ma dice allo stesso tempo che non esclude un rinvio del loro faccia a faccia a Singapore il 12 giugno. Credo sia assolutamente molto serio, ha detto Trump, ricevendo alla Casa Bianca il collega sudcoreano Moon, ma ha anche affermato che se il vertice non ci sarà, probabilmente ci sarà successivamente. Moon, dal canto suo, dice di aver raggiunto un cambiamento platealmente positivo con Pyongyang. Staremo a vedere questa telenovela perché è veramente, come dire, singolare che un piccolo paesino mostra un attimo i denti con alcuni test atomici ed ecco che la tensione cala, cambiano tutte le carte in gioco. Questo mi sa tanto che tutto ciò è studiato bene a tavolino, queste cose si studiano a tavolino. Questo, credo, è una mia opinione, naturalmente, ma guardando i fatti, guardando queste situazioni nel tempo, unendo un po' come si unisce un puzzle, viene fuori questa figura, per me sa di accordi a tavolino sotto banco, che poi naturalmente la gente pensa una cosa e invece la situazione è ben un'altra. Qui ci sono dei giochi in corso, ma staremo a vedere. Bene, 19:05, allora andiamo con l'argomento di questa sera, con l'approfondimento di questa sera. Abbiamo qui un ospite molto importante, adesso vi dico chi è. Precisamente Mauro Tonino, noto scrittore dell'Alto Adriatico. Lui ha scritto recentemente un importante libro molto molto interessante che mi invito a comprarlo, a leggerlo, perché sono evidenziate molte cose che spesso non si dicono. Il libro si chiama Rossa Terra. Io lo saluto. Mauro, buonasera e benvenuto Buonasera a qui. voi. Grazie. Benvenuto a Radio Saius TV. Come stai intanto? Ma bene, insomma, qua a Udine il tempo è un po' inclemente, ma comunque bene, bene. Sì, infatti è da un po' di sere, perché mi trovavo anche nei giorni scorsi tra Pordenone e il Basso Friuli, che infatti alla sera cambia, no? Infatti ho Sì. paura, adesso dovevamo fare delle riprese proprio domenica sera, anche sabato sera, e avevamo paura per il tempo, insomma. Ecco, c'è questo tempo ballerino, ma speriamo, insomma, che adesso dicono che dal fine settimana dovrebbe arrivare un tempo più stabile, Sì, decisamente più speriamo. stabile.
Bene, allora, io vorrei intanto fare una domanda per chi non ti conosce. Chi è Mauro Tonino? Cioè, Mauro Tonino ha, come dire, a tutto campo. Allora, come lavoro principale sono un funzionario della regione Friuli Venezia Giulia e poi nel tempo restante, oltre al lavoro, mi dedico alla storia, in particolar modo, e alla scrittura. Ho pubblicato 4 libri, un romanzo storico che tu citavi, Rossa Terra, sull'esodo delle foibe, un thriller, poi un saggio storico sulla condizione operaia e una raccolta di racconti, visto che lavorando in una realtà del genere spesso si ha contatto con la politica, quindi una raccolta di racconti che evidenzia vizi e virtù, insomma, della classe politica dirigente. Certo, e a proposito di questa situazione, diciamo un po' singolare di stallo politico in questo paese, sembra che i 5 Stelle non debbano assolutamente andare a governare, forse perché vanno a rompere le uova nei panieri, dico io, no? Ma insomma c'è questo stallo, c'è questa cosa che forse anche dall'estero ci ridono un po' dietro, no? Non si riesce a fare questo governo. Ecco, che idea ti sei fatto, Mauro? Ma guarda, io credo che la lettura dei fatti storici debba essere fatta un po' ragionando anche sulla storia del passato, perché l'uomo è sempre uguale, ha gli stessi vizi, gli stessi virtù e soprattutto l'arte della politica, perché alla fine è un'arte per chi vuole sopravvivere a lungo, ha determinate regole che tra l'altro sono state determinate da Machiavelli come da Mazzarino, quindi chi è raffinato, chi è attento, chi studia, chi capisce quelle che sono le regole, del potere, ovviamente vive a lungo. Ma sai, quando ci sono i cambiamenti, ovviamente le resistenze ci sono sempre. Poi a volte i cambiamenti sono in positivo, a volte sono in negativo, ma insomma la storia ci ha abituati a tante curve sinusoidali, quindi ci sono alti e bassi, come è sempre capitato. E poi la storia corre sempre più della fantasia, quindi da questo punto di vista c'è sempre da aspettarsi qualcosa di nuovo. Come dicevo, il quadro politico sicuramente è in evoluzione, quindi attendiamo questa nomina se ci sarà e poi ovviamente la valutazione dell'operato di governo è sempre legata al giudizio degli elettori, insomma, per cui staremo a vedere, ecco. Certamente, dovremmo vedere. Ecco, veniamo al tuo libro Rossa Terra. Intanto hai fatto bene a citare anche gli altri, in modo che si sappia un po'. Ecco, so che sta avendo un notevole successo, insomma, si parla di un argomento scottante, un argomento triste, altresì scomodo. Quante cose non sono state dette sulle foibe, Mauro? Ma guarda, sulla vicenda complessiva del confine orientale, che riguarda tutto quello che accadde nel confine orientale, inteso come il percorso dal 1938, perché poi ovviamente col 1945 si determinano altri confini, e quindi fino a che non si va a definire esattamente con i trattati anche di Parigi, quelle terre, intese quelle che oggi sono Slovenia, sono Croazia, erano terra italiana a tutti gli effetti. E quindi in questo contesto accaddero cose molto particolari. Tra l'altro tutta l'area, intesa anche il Friuli, era l'Adriatisch Küstenland, quindi noi eravamo di fatto una provincia tedesca. E quindi quello che si consumò nel resto del nord Italia, nella RSI, qui ci fu una situazione diversa. Tra l'altro, nel caso specifico, avevamo un, chiamiamolo alleato, anche se poi qui ci sarebbe da dire molto, che era Tito, piuttosto ingombrante, perché gli interessi suoi erano di occupare più terra possibile. La famosa frase Trostie nas, Trieste nostra, la dice molto chiaramente che cosa voleva Tito. E quindi qui si consumò una storia diversa rispetto al resto d'Italia. Dopo l'8 settembre, vennero sconvolgimenti formidabili in queste terre. E alla fine della Seconda Guerra Mondiale si consumò appunto questa tragedia dell'esodo delle foibe. Tra l'altro ci fu un'anteprima dopo l'8 settembre
1943, quindi la disgregazione di quello che era anche il nostro esercito nelle periferie, nel settembre-ottobre del 43 Tito occupò l'Istria, poi ci fu una controffensiva tedesca verso la fine di ottobre che rioccupò quelle terre, però già in quel mese si consumarono i primi infoibamenti. Quindi c'erano già, diciamo, le avvisaglie di quello che sarebbe accaduto dopo. Tra l'altro certe preoccupazioni vennero evidenziate anche dalla Curia nelle comunicazioni fra la segreteria di Stato Vaticana e anche i vescovi locali, emergeva questa preoccupazione. E si trattò di una pulizia etnica, tra l'altro i numeri diciamo esatti degli infoibati non sono chiari, anche perché nessuno teneva un verbale diciamo degli omicidi che venivano fatti. Furono distrutti in alcuni paesi dei registri d'anagrafe, quindi riuscire a dettagliare esattamente non è facile. Ecco, e tra quindi, l'altro, quindi, esempio, Mauro, quindi praticamente delle persone perse, delle famiglie perse? Beh, sicuramente sì, perché tra l'altro su questa vicenda, che è una vicenda sicuramente non bella della storia, si mise un velo sopra, da una parte politica, perché chi era di là della cortina di ferro, quello era inteso come un paradiso in terra, per cui di là sicuramente non potevano accadere cose del genere, per cui c'era una visione ideologica di quello che noi potremmo chiamare il negazionismo. Dall'altra parte chi stava di qua forse voleva voltare pagina rispetto a quello che era stata la tragedia della guerra, quindi si cercò di archiviare questa cosa. Diciamo che la legge istitutiva del giorno del ricordo dà finalmente dignità a queste persone. Quello che si può dire è che gli esuli furono quelli che pagarono il prezzo più alto della guerra. Tra l'altro, ecco, qui ecco, parliamo. Ecco, sottolineiamo questo degli esuli. Qui ti vorrei dare carta bianca più possibile, anche perché ci sono stati degli episodi molto raccapriccianti in Italia, in modo particolare in Emilia Romagna. Ecco, ti ho dato qualche spunto. Il adesso famoso triangolo della morte, no? Sì. Beh, diciamo che qui noi abbiamo l'esempio più eclatante in Friuli, che è il caso di Porzus. Quindi diciamo che siamo quasi a un'anteprima della guerra fredda, ci sono i primi segnali di quello che sarà la delineazione, insomma, dei confini successivi. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare quello che disse Churchill quando i neozelandesi, nella famosa corsa per Trieste, che fu una vera e propria corsa, disse: siamo riusciti a mettere il piede in mezzo alla porta, anche perché la filosofia di Tito era questa. Il possesso equivale ai 9 decimi del diritto, nel senso che me lo sono preso e me lo tengo. E da parte italiana, chiaramente essendo una potenza che era, diciamo, perdente, ovviamente aveva poche voci in capitolo, però ci fu un episodio piuttosto importante ma poco noto, in cui il governo del sud insieme all'OSS, che sarebbe stata la futura CIA, organizzò una missione di un ufficiale per andare a parlare con Borghese e cercare di spostare i militi della decima verso, diciamo, l'avanzata jugoslava affinché arrivassero i neozelandesi nei territori, diciamo, che erano ancora formalmente italiani. Questa operazione poi non andò a buon fine, ma sull'argomento, che è poco noto, sto scrivendo un libro, anche perché ho avuto modo di approfondire la materia, di parlare anche con i figli di questo protagonista, che poi era stato un personaggio già diciamo di levatura storica, perché era stato uno degli uomini che avevano affondato le corazzate ad Alessandria d'Egitto, quindi un personaggio, insomma, che era già riconosciuto dal punto di vista storico. Questo per dire che cosa? Che ci furono dei tentativi di salvare, però la firma, diciamo, dell'accordo col generale delle SS Wolf per la resa dei reparti tedeschi accelerò questo processo. Dall'altra parte, oltre a quello che accade in Istria, quindi gli infoibamenti, ci fu un'operazione molto ardita e spregiudicata dal punto di vista militare da parte degli jugoslavi, che andarono ad occupare Trieste e anche Gorizia. Infatti Trieste fu occupata prima della liberazione di Lubiana, anche perché Tito sapeva che Lubiana l'avrebbe comunque liberata. Per quanto riguarda il discorso della pulizia etnica, la filosofia era questa: gli italiani, come disse anche Cardelli in un'intervista a Panorama, dovevano andare via con qualunque mezzo, e così fecero.
i negazionisti dicono che innanzitutto i numeri furono minimi, e secondo me non lo furono, perché andando in giro per l'Italia e mi trovo a trovare questi anziani esuli, molti mi dicono: mica avevo il fratello, mica avevo lo zio, il papà, eccetera. Quindi l'infoibamento fu un'operazione brutale, ma anche abbastanza diffusa da questo punto di vista. E tra l'altro c'è da dire questo: i negazionisti dicono che finirono i fascisti o quelli che avevano combinato atti di guerra piuttosto gravi. Quello che posso sostenere io è che buona parte di quelli che l'avevano combinata se l'erano già squagliata. Quindi lì finirono studenti, finirono preti, finì in foiba anche qualche partigiano, finirono moltissimi civili. Rai solo di essere italiani. Soprattutto ci fu un atto di attenzione particolare, nel senso che si tentò di cancellare la classe dirigente. Cioè poteva essere, diciamo, per loro molto interessante purtroppo buttare in foiba un maestro o buttare in foiba un segretario comunale. Perché? Perché erano classe dirigente, quindi era un'operazione, quella del 45, pianificata da questo punto di vista. Certo, certo. Sì, si rimane molto tristi nell'apprendere queste notizie, queste informazioni. Tra altre cose, io ricordo quando andavo a scuola, che poi non è che sono passati tanti anni, ma né alle elementari né alle medie, non abbiamo, tantomeno alle superiori poi, non abbiamo mai parlato di queste cose che sono successe. E questa è storia moderna, cioè vuol dire storia recentissima. Ecco. Ecco, secondo te, Mauro, come mai c'è stata questa mancanza nelle scuole, nei programmi ministeriali, di inserire questa storia recente? Ma guarda, io sono nato nel 59, quindi ho quasi 60 anni. Posso dirti che ai miei tempi, e quindi non parliamo di 70 anni fa, la storia si fermava alla Prima Guerra Mondiale, quindi già lì non c'era una visione molto, molto lunga di quello che era il percorso storico anche recente, anche secondo me i ragazzi queste cose dovrebbero saperle, anche perché la storia recente ti fa capire principalmente la situazione dell'oggi, oltre a quella antica, insomma. E poi perché politicamente c'era una parte politica che tendeva a minimizzare o addirittura a negare. Ci sono ancora i negazionisti che vanno in giro per l'Italia a negare l'episodio delle foibe. A conferma di questo c'è da dire una cosa. Gli esuli furono 350.000, una popolazione che era lì da centinaia e centinaia di anni, perché se giriamo l'Istria vediamo il Leone di San Marco in tantissime realtà e le pietre non mentono. E quindi 350.000 persone che si prendono, mollano tutto perché andarono via solo con i loro vestiti, non vanno via perché vogliono andare a farsi una gita, vanno via perché sono costretti. E quindi le dimensioni di questi processi, 350.000 persone che devono andare via, non è una cosa di poco conto, è un processo di pulizia etnica piuttosto forte, insomma. Sì, che io dico pianificato. Esatto, una cosa proprio studiata a tavolino, da parte, io li, perché quando sento parlare di pulizie etniche, queste cose qui, equivale a dire, parlare di persone che hanno, che, ma non lo dico tanto per dire così a modo di esclamazione, lo dico nel vero senso del termine, cioè sono malati di mente, cioè voglio dire come i nazisti, come, Pinochet, per citare anche Ulukowski. Purtroppo la vicenda della ridefinizione dei confini in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale ebbe effetti piuttosto importanti. Pensa ai tedeschi che erano nelle aree su della parte alta, furono cacciati, quindi ci fu nel ridisegno dei confini anche uno spostamento di popoli abbastanza importante. Diciamo che sull'episodio delle foibe è qualcosa di particolare, perché lì si tende non tanto a mandar via la gente ma bensì ad eliminarla. Quindi qui abbiamo migliaia di persone che finirono in foiba, tra l'altro in un contesto ormai di guerra già finita, perché il protagonista del mio libro viene infoibato nel giugno del 1945 a Vienna. Tra l'altro poi, prima di fare la stesura definitiva del libro, andai giù
alla ricerca di questa foiba che non è facile da trovare, e per una serie di circostanze riuscimmo a trovare anche il proprietario del terreno, che tra l'altro lui era appena rientrato da un campo di concentramento tedesco e vide proprio gli infoibamenti, li portavano con un camion ed erano tutti emaciati, probabilmente erano già stati torturati, legati col filo di ferro, sparavano alla lunga al primo che si portava giù nella foiba tanti altri. Tra l'altro la foiba di Vines è profonda un centinaio di metri, però lui mi diceva una cosa agghiacciante, anzi due che vi racconterò. La prima era che lui, dopo aver visto questi fatti, non passava vicino alla foiba, perché diceva, in un caso dopo 2 giorni sentivo ancora i lamenti delle persone giù, quindi è una fine particolarmente drammatica e tragica per queste persone, perché alcuni non morivano subito, il primo sì, ma gli altri, cadendo sopra il suo corpo, magari restavano lì 1 o 2 giorni. Quindi l'altro era un gioco macabro, perché la foiba è larga alcuni metri, e facevano un gioco questi, dicevano, se riesci a saltare la foiba hai la vita salva, e molti cadevano perché, essendo fisicamente ormai prostrati, non ce la facevano. Chi riusciva a saltare di là poi si beccava una fucilata alla schiena e cadeva giù nella foiba. Quindi il caso storico delle foibe è un atto di barbarie senza nessuna giustificazione né politica né militare, quindi fu un atto di barbarie vera e propria. Assolutamente sì, e da come mi descrivi, proprio da parte di persone che sarebbero veramente da averle rinchiuse nei manicomi, proprio pazzi, gentaglia pericolosa, gentaglia malata, perché cioè andare a pensare a creare questi giochi così, cioè veramente solo chi ha dei grossi problemi può fare una cosa del genere, soprattutto mettendo poi in mezzo gente innocente che non c'entra niente con le loro... Sai, questi sono stati dei criminali. Tra l'altro, in qualche caso mi venne fatta un'obiezione, anche perché questo libro io l'ho presentato anche come lezione di storia in istituti superiori, e qualcuno fa la domanda, beh, ma anche noi nella ex Jugoslavia l'abbiamo combinata, cioè l'esercito italiano non è che si sia comportato benissimo durante la seconda guerra mondiale nella ex Jugoslavia. Ma io in questo caso rispondo sempre con queste parole: a un crimine non si può rispondere con un altro crimine. Quindi se gli italiani le hanno combinate, alcuni generali, insomma, non è che sono andati con la mano leggera nella ex Jugoslavia durante la seconda guerra mondiale, questo non giustifica il fatto che tu prendi, violenti la Norma Cossetto, che era una ragazza di 23 anni, la violenti e la butti giù in foiba. Non c'è nessuna giustificazione né politica né militare né storica per dire che questo andava fatto. Questo era un atto criminale che purtroppo nessuno ha pagato, o perlomeno i diretti responsabili vennero catturati dai tedeschi, vennero uccisi, però sicuramente i mandanti storici non hanno mai pagato, insomma, ecco, da questo punto di vista. Aggiungo anche un altro punto: l'anno successivo, nel 1946, a Pola, esplose una bomba che uccise 100 persone. Parliamo 1946, Pola era ancora formalmente territorio italiano, e questo fu il primo attentato terroristico della nostra Repubblica. Certo, certo. Ecco, gli italiani dovevano andare via. Ecco, una domanda. I responsabili che hanno fatto questo, che hanno di fatto sparato alle persone nelle foibe, che le hanno come dire, materialmente buttate giù, ecco, penso che c'erano tra queste persone anche dei giovani, insomma, non solamente persone di 50, 60, 70 anni o che ne so. Penso, beh, sicuramente ecco, c'erano anche molti giovani, perché tra l'altro poi i giovani, anche per evitare di essere diciamo o presi dai tedeschi o diciamo inseriti nella milizia territoriale, anche se lì c'era una popolazione slava, comunque i giovani, ovviamente una parte importante era passata, diciamo, con i reparti partigiani titini, una parte sicuramente era anche con gli Ustasher, però diciamo che erano abbastanza giovani, quindi questi qui, diciamo, di 70 anni, magari sono rimasti anche pochi, però non ci fu mai
un percorso formale di riconoscimento e quindi anche di individuazione dei responsabili di tutti questi atti. I mandanti politici si sanno chi sono, ma l'Italia da questo punto di vista non prese mai, diciamo, l'argomento in mano, anche perché appunto c'era questo, diciamo, tentativo di negazionismo di una parte politica e di un'altra che forse diceva lasciamo perdere ormai. È storia passata. Il merito della legge istitutiva del giorno del ricordo è quello che mantiene viva questa cosa qui, perché altrimenti sarebbe andata nell'oblio, il che non sarebbe stato molto rispettoso nei confronti di queste persone che erano comunque persone italiane. E sul fatto dell'approccio che ebbero con gli esuli c'è il famoso episodio del treno che portava una tradotta, portava gli esuli di qua, ci fu uno sciopero a Bologna, il latte che era destinato ai bambini venne versato sui binari perché c'era una parte politica che diceva che gli esuli erano tutti fascisti, no? Quindi perseguitati nelle loro terre d'origine, dei loro avi, perseguitati anche all'arrivo in Italia. E quindi credo che a queste popolazioni gli dobbiamo molto, perché forse non li abbiamo rispettati fino certo. in fondo. Ah, sono d'accordo in pieno. Ecco, io appunto ripeto, quando andavo a scuola non sapevo niente di questa cosa perché non ce l'hanno insegnato, queste notizie non erano inserite. Se ci fosse un pudore nel raccontare queste cose, no? Proprio tenere nascosto, evitiamo, meglio non dire. E invece secondo me la storia ai nostri ragazzi va sempre raccontata, le parti belle e meno belle della storia, ma anche perché poi credo che sia un riconoscimento anche alla dignità di queste popolazioni. Esatto, infatti concordo pienamente, cioè ecco, volevo dire un'altra cosa. Dunque, ecco sì, volevo zoomare un attimo sul discorso di prima delle foibe, no? Dei responsabili. Io credo che qualcuno sia ancora in vita di quelli che hanno gettato così la gente dentro le foibe. Penso che questi stiano ancora girando in questi territori, nelle nostre strade. Magari ci troviamo insieme in treno o in autobus in zona transfrontaliera, no, che ne so io. Sicuramente sono piuttosto anziani. Qualcuno sì. Probabilmente è ancora in vita, ma sì. Visto che ormai quelle terre non sono italiane e quindi indagini su questi aspetti sono alquanto difficili e complicate. Purtroppo certo. C'è il caso, ad esempio, dell'armadio della vergogna che è emerso negli ultimi anni, di questo armadio che era stato girato e quindi tutti i fascicoli riguardanti ad alcune stragi nazifasciste erano stati incredibilmente archiviati e quindi i responsabili non finiranno mai davanti a un tribunale se non quello della storia, insomma. Sì, esatto. Quindi purtroppo la storia è giusto che venga mantenuta, che si mantenga a ricordo, che si diano le giuste valutazioni storiche su questi fatti. Purtroppo i responsabili risponderanno a un giudice forse più severo di noi a breve, visto che sono passati 70 anni. Sì, esatto. No, guarda, hai detto delle cose che non fanno una piega, una riflessione, una conclusione veramente perfetta. In effetti sì, alla fine ci sarà un giudice universale che allora io credo per quei personaggi sarà un momento di stridor di denti. Ecco, se io le incontrassi uno, mi piacerebbe fargli questa domanda: come si sente con la propria coscienza, se si sente a posto con la propria coscienza. Sarei proprio curioso di sentire cosa mi risponde, perché sono accaduti dei fatti veramente terribili, orribili, non ci sono aggettivi per poter definire quanto è accaduto sopra il caso triestino. In conclusione, Mauro Tonino, ecco, so che tu hai partecipato al Pordenone Viaggia tra sabato e domenica, credo sabato mattina, che eri lì a Pordenone. Ecco, se ci vuoi dire due parole, com'è andata su questa importante manifestazione, su questo importante incontro culturale. Ricordo 3 giorni a Pordenone, dal titolo appunto Pordenone Viaggia.
Guarda, è stata un'esperienza molto bella perché c'erano anche i ragazzi delle scuole ad ascoltare e un bel pubblico. L'organizzazione è impeccabile, quindi devo dire che gli organizzatori sono stati bravissimi. E perché ero a Pordenone Viaggia? Perché Pordenone Viaggia è una kermesse dove si parla di viaggi. E allora cosa c'entra la storia con i viaggi? Beh, quando ho deciso di scrivere Rossa Terra, mi sono interrogato su che modo scrivere questo libro. Allora, poteva essere un saggio storico che però non avrebbe aggiunto molto alla storiografia. Ci sono storici molto bravi, Raul Pupo come altri, che hanno parlato di queste vicende. Ho pensato di fare un romanzo. Perché? Perché parlare di storia attraverso un romanzo è un percorso divulgativo, quindi può essere letto anche da chi non è un appassionato di saggistica storica, e quindi hai un panorama più ampio rispetto ai lettori. Con che modo? Mi sono inventato un viaggio in barca a vela di nonno e nipote lungo le coste dell'Istria, dove il nonno esule, figlio di Infoibato, racconta al nipote che cosa è successo in quel periodo, e poi il nipote lo stimola ad andare alla foiba di Vines. Quindi il viaggio mi ha dato modo innanzitutto di descrivere i luoghi, quindi le vestigia istrovenete dell'Istria, e dall'altra parte anche di narrare appunto i fatti storici. I fatti storici che sono riportati nel libro sono tutti veri, e quindi mi ha permesso di rendere una narrazione abbastanza agevole anche per chi non è proprio fortissimo dal punto di vista storico. Con l'impatto di che tipo? Cioè, mi sono messo l'idea che questo libro lo dovesse leggere uno di Milano. Noi che siamo di queste terre conosciamo l'Istria perché ci siamo stati tantissime volte. Uno di Milano magari non sa nemmeno dov'è, non sa che cos'è. E quindi è un libro anche, diciamo, divulgativo, divulgazione storica. E per questo motivo mi hanno invitato appunto a Pordenone Viaggia, perché è una storia di viaggio. Benissimo. Anzi, a tale proposito ricordo ai nostri ascoltatori, anche telespettatori, che prossimamente ti potranno vedere nella homepage di pinetaoggitv.net, che è la testata che io dirigo, perché riproponiamo quell'intervista che avevamo realizzato questo inverno grazie ad un incontro realizzato vicino a Udine da Giorgio Valentinuzzi, ricordo è un noto artista del Friuli Venezia Giulia. Inoltre ti volevo informare, Mauro, che noi siamo aperti a qualsiasi novità su questa storia recentissima, ecco, quindi se hai qualcosa da raccontarci, da aggiungere, da completare, ecco, un po' questo tuo studio che stai facendo, ben lieti, noi abbiamo le porte aperte, se anzi ci fossero dei sopravvissuti che vogliono dire qualcosa, noi ben volentieri, tra l'altro posso dirti, ecco, sì. Io ti ringrazio, ben volentieri accetto l'invito. Tra l'altro posso dirti anche che ad esempio venerdì prossimo sarò a San Giorgio di Nogaro con gli alpini a tenere una relazione storica su un altro aspetto peculiare, un reparto, il battaglione alpini Tagliamento, che era ovviamente con i tedeschi, gli ultimi giorni passa con i reparti partigiani dell'Osoppo per difendere Cividale rispetto a un potenziale arrivo dei partigiani jugoslavi. Anche questo è un episodio storico molto particolare che va a confermare che la storia da noi si è consumata in modo diverso rispetto al resto d'Italia in quel periodo, ma anche che c'erano mille soggetti che interagivano, quindi una storia molto più complessa e articolata, insomma. Certo, ecco, una cosa che mi colpisce è che in questi anni c'è stato un media, che tuttora adesso lo si può ascoltare anche tramite il satellite in tutta Europa, che è Radio Capodistria, poi TV Capodistria, un programma in lingua italiana. A volte mi chiedo come hanno potuto così accettare addirittura un media in lingua italiana, insomma, dopo quello che è successo. Beh, diciamo che una comunità italiana c'è ancora in queste terre, e quindi non poteva far finta che gli italiani non ci fossero stati, o comunque una comunità italofona, anche se fortemente ridotta rispetto ai numeri, perché andando via 350.000 andò via buona parte
diciamo, degli italiani di quelle terre, comunque c'è una comunità italiana molto attiva e quindi il governo jugoslavo, a bocce ferme di quello che fu tutto il percorso della guerra fredda, ma anche di quello che accadde dopo, perché dobbiamo tener conto che Tito si sganciò dall'URSS e quindi diciamo che comunque viene riconosciuta questa, a distanza di tanto tempo, come dico, a bocce ferme, una presenza italiana. Tra l'altro c'è anche la rappresentanza in Parlamento della comunità italiana e quindi è una comunità anche abbastanza viva da questo punto di vista. Sì, infatti è vero, perché noi diamo il notiziario dell'Istria in collaborazione proprio con Unione Italiana di Fiume, con Maurizio Tremolo, e vediamo ci sono molte iniziative. Sì. Questo sì, assolutamente un plauso ai nostri connazionali, veramente. Sì, è una comunità vivace. Sì, molto dinamica, molto ricche di iniziative storiche, culturali, folcloristiche. Questo ci vuole assolutamente per tenere vivo, insomma, viva la realtà italiana in Istria, in questa vicina. Sì, c'è la voglia di mantenerla viva proprio. Esatto. Ebbene, noi contribuiamo anche con i nostri piccoli mass media, diciamo che siamo bene o male vicini al confine, a dare spazio, ad amplificare, ecco, queste iniziative e quindi questa voce da parte dei nostri connazionali. Mauro Tonino, ripeto, le porte sono sempre aperte, qualsiasi cosa. Vi ringrazio, allora ci rivedremo. Ci rivediamo molto presto, dunque ti auguro ancora un buon lavoro con i tuoi studi, le tue ricerche. Ricordo ai nostri ascoltatori il libro Rossa Terra di Mauro Tonino, che lo trovate in tutte le librerie più importanti, e quindi buon lavoro ancora, a presto. Io intanto vado avanti con le notizie del nostro programma, abbiamo l'ultima parte dedicata alle ultime news della giornata. Grazie ancora. Puoi mettere grazie giù. A voi, buona serata e a presto. Grazie a Mauro Tonino. Bene, noi adesso andiamo avanti siamo mai in conclusione, ma andiamo avanti con le news alle 19:38. questa è Radio Saiuz TV, i microfoni Massimo Bonella. Quest'oggi non c'è Alviano Api, il nostro collaboratore di tutte le trasmissioni di Pineta Oggi 20 nel mondo, comunque lo ritroveremo puntualmente la settimana prossima. Abbiamo parlato, come avete sentito, di un tema scottante, un tema triste, un tema delicato, complesso, ma altresì molto importante. Sono accaduti dei fatti nella zona transfrontaliera, qui nel nostro confine, si può dire nel nostro territorio, insomma, che non possono essere dimenticati in nessun modo, assolutamente. Quindi noi siamo sempre pronti a ritornare sull'argomento, non solamente degli anniversari, ma anche in qualsiasi altro giorno durante l'anno, appena abbiamo queste occasioni come questa di stasera, questa importante occasione con noi. Avete ascoltato l'intervento di Mauro Tonino, autore del libro Rossa Terra. Allora, dicevo, concludiamo con alcune notizie da Antimafia 2000, testata giornalistica di Palermo, antimafia2000.com, il sito internet, se volete entrare per visionare tutti gli articoli che ve lo suggerisco. Dunque emerge questa news: stragi 92, Scarpinato, ancora troppi segreti. Il procuratore generale di Palermo al convegno su Falcone Borsellino. Leggiamo un attimino alcune righe. Dunque dice: c'è una parte della storia sulle stragi di mafia che è una storia segreta, ma purtroppo non è una novità, perché è cominciata con la strage di Portella della Ginestra, e tutta la sequenza delle stragi che hanno insanguinato la storia italiana hanno una parte che non è stata rivelata e che non credo che a questo punto emerga. Scusate, che a questo punto emergerà. A denunciarlo è il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, nel corso del suo intervento ad un incontro sulle stragi del 92 nel capoluogo siciliano. Dice: sappiamo però, ha subito aggiunto, con sentenza definitiva, che ad esempio per la strage di Bologna ci sono stati i servizi segreti che hanno depistato le indagini, ed è angosciante dover prendere atto che la storia dei depistaggi non si ferma alle stragi neofasciste, ma arriva fino ai nostri giorni.
E il processo Borsellino è una somma di tutti i depistaggi della storia italiana. E poi l'articolo va avanti e viene approfondito questo discorso. Ora, queste cose fanno riflettere, come altresì ha fatto riflettere la storica sentenza del processo Stato-mafia, abbiamo visto dei personaggi condannati, tra cui ad esempio il fondatore di Forza Italia, uno dei partiti più importanti d'Italia in questi ultimi tempi, Marcello Dell'Utri, e, insomma capire che pezzi di Stato, che intanto che ci siano dei pezzi di Stato deviati, ok? E già questo insomma fa pensare che hanno collaborato con Cosa Nostra, insomma c'è veramente, cari signori, da stare con le antenne molto molto alte, molto dritte. Quindi teniamo sempre un osservatorio su questo campo su questa materia dell'antimafia. Poi abbiamo un'altra notizia, diciamo a carattere più locale di cronaca, che comunque merita di essere posta a livello nazionale, perché è impensabile che quando una persona va a lavorare possa rischiare anche di non solo essere ferita, ma anche di rimetterci le penne, perché pensate, è successo a Mestre, al capolinea di Piazza Cialdini, che un autista, un conduttore di autobus di linea, sia stato preso a pugni da dei pazzi, da dei mentecati, da dei, credo, ragazzini. Infatti la notizia è riportata dal quotidiano locale Nuova Venezia, dove dice: autista CTV picchiato da tre ragazzi che pretendevano facesse partire subito il bus. Pugno ad un occhio, ora rischia seri danni alla vista. Ora potete pensare, un autista che deve avere la vista perfetta, ok? E si trova anche con questi problemi. Ma è mai possibile che siamo arrivati ad un punto che una persona si mette alla guida di un mezzo di linea, quindi con tutta la responsabilità che deve avere, non solo attenzione alla strada, perché il bus, diciamo, è un mezzo ingombrante, un mezzo che quindi deve avere 100 occhi, come si suol dire, ma anche alle persone che sono dentro, quindi evitare frenate brusche e stare attenti quando si apre e si chiude le porte. Quindi c'è tutta una grande tensione, un impegno non da poco, una responsabilità notevole. E poi ti salgono queste persone e ti mettono le mani addosso, ma in che maniera? Prendendoti a pugni. Ora, di questi casi a Mestre ce ne sono stati più. Autisti sono trovati picchiati. Allora mi chiedo, ma quando faremo viaggiare ad esempio la polizia o i carabinieri a bordo degli autobus, visto che abbiamo ormai capito che soprattutto in certe zone di Mestre salgono su gente pericolosa. Ecco, questo è un altro problema che dovrebbe essere affrontato in maniera molto molto seria, perché queste persone non si sa che intenzioni hanno. Tutto può succedere, anche che tirino fuori un coltello e possono ferire seriamente la persona che hanno di fronte, che lo stanno attaccando. Quindi questa cosa non può essere messa in secondo piano. È bene che siano riviste le leggi, è bene dunque sorvegliare tutte queste zone che sono a rischio, per evitare situazioni che potrebbero andare a sconfinare in cose veramente tristi, diciamo così. 19:45, con questa notizia direi di chiudere questo nostro programma di approfondimento giornalistico, Pianeta Oggi, Vente nel Mondo. Questa è Radio Science TV, ha condotto in studio qui dalla redazione di Pianeta Oggi TV Massimo Bonella. Ringrazio la regia, che di turno questa sera c'era Ugo Moreno. Dunque, prossimo appuntamento alle 20 per coloro che ci seguono dalla Toscana, con Pianeta Oggi Report tramite Teleidea di Chianciano sul canale digitale terrestre 190. È veramente tutto, grazie per l'attenzione, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.